22 settembre. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Atti 27-22. Stai di buon animo. Non è difficile immaginare ciò che l'Apostolo Paolo e gli altri provarono quando, a causa di un'improvvisa tempesta in mare, la nave con cui viaggiavano rischiava di affondare. Quella notte, un vento inaspettato, improvviso, più forte del previsto, non gli permise di dominare la situazione. Gli scogli erano sempre più vicini e facevano paura, e tutti, indeboliti e capaci, si persero d'animo. Ogni speranza di scampare era ormai persa. Quando la tua vita si trova nella medesima situazione, ascolta quanto Dio vuole dirti nella sua parola. Stai di buon animo, perché se metti la tua vita nelle sue mani, Egli la custodirà. Sarai al sicuro e ti sentirai protetto dal Signore e dalla cura che Egli ha verso chi confida in Lui. Non soltanto Dio custodisce il tuo cuore, ma lo consola. Quando viene a trovarti in mezzo alle tempeste della vita, Dio ti porterà sempre una parola di consolazione. Infine, puoi star di buon animo perché Dio è fedele. Aveva garantito a Paolo che avrebbe raggiunto Roma e così fu. Quando la tempesta ti coglie impreparato, Dio non è colto di sorpresa. Caro lettore, metti la tua vita nelle mani di Gesù. Soltanto allora sarai di buon animo, anche quando non tutto è tranquillo.